servirà a far confluire nella solita direzione nota i grossi finanziamenti pubblici. Questa è la prima cosa da notare. Per cui io vorrei anche dire una cosa, ci sono state molte citazioni da regole per sera, allora ho pensato ne faccio anch'io una, che non è dei classici ma è della CIA. Alla fine degli anni 50 negli archivi della CIA, sfogattando qualcuno per gli archivi, ha trovato delle dichiarazioni dove veniva definito il nostro popolo da sparargli. Quindi il popolo sardo, un popolo mite, facilmente aggredibile, che si accontenta di poco, con una classe politica facilmente acquistabile con delle, non ricordo come definisce, una cosa fortemente offensiva. No, peggio, una cosa tanto che mi sfugge, quindi una classe politica facilmente acquistabile poi per una manciata di posti di lavoro. Dalla fine degli anni 50 oggi nulla è cambiato rispetto a questo scenario. Mi pare che sia sbagliato in realtà, perché la politica sarda abbia tutti questi difetti. Aspettate, la politica, se vogliamo fare un commento sulla politica sarda, lo facciamo facciamo un flash. La politica, la classe politica sarda fino ad oggi è stata connivente, perché se la classe politica sarda non fosse stata connivente non saremmo in ginocchio. Siamo quattro gatti in ginocchio, non è che ci hanno messo in ginocchio, gli altri sono stati agevolati dalla classe politica nostra, perché se noi ci fossimo opposti, tutto questo scempio non sarebbe assolutamente avvenuto. Io credo che qui c'è anche un problema di grandissima disinformazione, quindi la gente non sa, la stampa è comprata perché è comprabile, per cui tutti gli spazi nella stampa sono stati mi dispiace doverlo dire, però io questo lo dico, è vero. Non so, ma tutto è monetizzabile, sono monetizzabili gli spazi giornalistici, mi scuso con i giornalisti presenti, perché non è che noi stiamo criminalizzando una categoria, però purtroppo i giornali seguono delle correnti politiche di interessi che purtroppo non sono mai legati ai nostri, perché sennò noi il giornale nostro l'appoggeremo veramente volentieri. Non passa informazione giusta sugli altri. Io ho ricevuto alla vigilia di una conferenza stampa una telefonata da un funzionario che lavora per il GALS, la società GALS, ed era un funzionario con un nome sardo, e questo mi è dispiaciuto profondamente, devo dirvi, che diceva: lei sta sbagliando nell'impostare le sue battaglie, perché essendo lui la mia controparte, io dovevo anche farmi consigliare da lui su come indirizzare le mie battaglie. Quindi, siccome l'argomento si fa interessante, sono in macchina e mi fermo perché voglio sentirla meglio. Dice: lei dovrebbe battagliare dentro la regione Sardegna perché la regione Sardegna paghi la distribuzione del metano, perché non è colpa, no? Noi non siamo